Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi come sempre apriamo insieme le blessing box del mese di dicembre, italiana e francese, per vedere la comparazione. Allora, piccola cosa, io non so quanto potrà durare ancora questa cosa perché Blissim francese non mi ha rinnovato attualmente la collaborazione, quindi italiana per adesso sì, francese no. Però c'è ancora tempo, noi finché le abbiamo tutte e due le continuiamo ad aprire. Allora, partiamo come sempre dalla francese, che sono tutte e due chiuse, semplicemente in una ho scritto, ho tolto l'etichetta, ho scritto Francia e nell'altra Italia. Allora, partiamo dalla francese, come sempre, e la apriamo così. Ma che carina, natalizia super, e poi è fatta a cassettino, ma che bella. Allora, intanto togliamo il foglietto con il nostro solito QR che andiamo a cercare, eccolo, il QR è mio, così vi dico i prezzi intanto e il valore e andiamo a vederla. Aspettate che la metto a posto così ve la mostro. Nel mentre vi dico che la Blissim Box francese ha un costo di 16,90 € più spedizione al mese, quindi andiamo a 20 €. Qui sotto nell'info box c'è il codice per avere 10 € di sconto su tutto lo shop Blissim. E intanto vediamo la box, che è fatta così, è questa. Ok. Allora, altra cosa che mi ricordo, perché l'ho vista adesso, c'è un prodotto che mi avevano chiesto se preferivo il rossetto o il mascara, e io ho detto mascara, anche perché sapete ho una leggera preferenza per i mascara, così leggera leggera. Allora, dunque, un momento, ok, dunque andiamo a vederla così. Partiamo dai mini size e poi full size. Allora, questa la conosco ma mi piace. Nuxe Crème Fraîche de Beauté 3 in 1, è una crema idratante 48 ore, è adatta per il giorno oppure per la sera nel periodo estivo. È una crema, ma assorbe molto velocemente, è leggera, perfetta anche per la pelle mista. E intanto la cerchiamo, 15 ml. Ah sì, perché può essere una crema idratante, un latte struccante o una maschera rimpolpante. Allora, crema sì, latte struccante no, lasciamo stare. Comunque viene 4,50 €, eccola qui. Allora, poi andiamo avanti, e mettiamolo qui. Abbiamo questo, l'Olivier de Leos, lozione Velue per le mani. Oh, una lozione per le mani, una crema per le mani, sempre utile. Dice che è un 25 ml, però è un travel size, quindi è anche più grande. Ok, questo è un 2 €. Andiamo a vedere anche questa. Per le mani in questo periodo ci piace tutto. Ci piace tutto. Per le mani in questo periodo ci può piacere tutto. Allora, ha un buon profumo. Poi andiamo avanti con questo, che è Bouclem Cool Conditioner. Allora, è un balsamo per ricci, non adatto a me, e oltretutto mi chiedo perché mi hanno fatto compilare un questionario e nella parte dei capelli non avevo sicuramente messo ricci. Però, ok, e anche questo qui è un travel size da 30 ml e il valore di questo prodottino, questo, è di 2 €. Questo lo teniamo da parte, perché non è. Poi andiamo ai full size, e ne sono rimasti due. Abbiamo Patika o Patika Hydra Mask Creme, è una maschera reidratante intensiva per il viso. Questo è così ed è un full size. Se cerchiamo il prezzo, non sto cercando il prezzo, sto cercando la quantità. È un 50 ml, eccola qui. Il prezzo è di 25 €, ma è una maschera per il viso?
Perché subito rinforzate? Sì, per la pelle, sì. Comunque è un full size, è 25 euro. Vi ricordo che la box ne costa 20, quindi solo un prodotto ha ripagato la box. E ora finiamo con l'ultimo prodotto, quello che mi avevano chiesto se volevo il rossetto o le mascara. In questo caso non c'era la sorpresa perché ho deciso io cosa avere, ma almeno so che ho qualcosa che posso dire. Di usare, di provare il mascara della MAC, eccolo qua, il Magic Extension con fibre, è un full size, valore di 25 euro ed è questo, il mascara classico, però è un full size, quindi perché no? Perché no? Assolutamente. Allora, intanto che sistemo la box, vi ricordo il prezzo 16,90 più spedizione, quindi 20 euro. E abbiamo trovato in full size il mascara della MAC e la maschera per il viso di Patika Patika, che è bio. In travel size invece la crema viso della Nuxe, la crema mani ottima di questa L'Olivier de Leos con oliva. Con olio d'oliva, ecco perché era questo profumo. Sì, un po' lo ricorda lontanamente. E questo che va bene, vabbè, il balsamo per capelli ricci. Vabbè, andiamo avanti con la versione italiana, che abbiamo anche questa, quindi per vedere le comparazioni. E allora, apriamo anche questa. Direi che l'esterno è uguale, sempre a cassettino, sempre col suo QR che andiamo a vedere. Ah, ok. Dunque, sì, allora intanto prezzo di questa box 16,90, prezzo finito con spedizione inclusa. E qui sotto nell'info box c'è sempre un link per avere 5 euro di sconto sulla prima box. Allora, io la apro così. E guardandola vedo dei prodotti uguali a quell'altra box, altri no, e in questo caso, vedete anche voi, non mi hanno chiesto se volevo rossetto o meno, ed è effettivamente rossetto o mascara, dicendo in una mascara, nell'altra avrebbero mandato rossetto. Non lo so, comunque abbiamo rossetto, senza che me l'avessero chiesto. Avrei preferito di no. Perché sono pochi i colori che uso, pochissimi. Ma noi andiamo a vedere la box. Intanto lasciamo i full size per ultimo ed è nei travel size andiamo a vedere subito che abbiamo la stessa crema per le mani dell'Olivier de Leos, ok? Ma va benissimo. Comunque sempre 2 euro di valore. Poi abbiamo Shaeri Siero quotidiano per capelli. Come funziona? Come funziona? Questo è un siero anti frizz per capelli, frizz, quindi anti elettricità statica comunque. Però nell'inverno con i capelli sciarpe potrebbe essere davvero un'ottima idea. Comunque ve lo faccio vedere, è un 25 ml, eccolo qui, bella la confezione colorata e ha un valore di 5,5 euro, 5,50 euro. Poi sempre un travel abbiamo Green Bab Urban Nature crema giorno idratante, è un 30 ml, eccola qui, mi stava cadendo tutta la box, 30 ml e il valore è di 15 euro. Però, e oltretutto è un travel size. Andiamo a vederla, è chiusa, la lasciamo chiusa. Poi, altro prodotto copia è sempre questa che è la Patika maschera in crema che vi avevamo detto 25 euro. E in questo caso, ultimo della MAC, abbiamo il rossetto che mi sembra un colore che potrebbe piacermi. Comunque, è un full size. 25 euro anche questo. Il colore è 316 Devoted to Chili. Andiamo a vedere.
Non sono una grande amante dei rossetti perché uso pochi rossetti, uso tanto le tinte labbra, tantissimo. I rossetti non li ho mai usati tantissimo, i rossetti classici. Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! È bello, sì, è un bel rossetto. Diciamo che è un bel rossetto. Ok, allora rifacciamo, rivediamo questa box che abbiamo detto 16,90 euro. Mascara del rossetto della MAC e maschera della Patika full size. Poi abbiamo Travel Size Green Bab, che è una crema idratante da giorno, la crema per le mani, che mi piace. E il siero quotidiano per capelli, perché non diventino crespi, anche con l'umidità. Lo proverò sicuramente. Questa era tutta la box che chiudiamo qua. Ma alla fine non ho guardato il valore. Il valore di questa box è 72,50 euro, quando il prezzo era di 16,90 euro. Quindi per me ripagata. Assolutamente. A questo punto dovrei andare a rivedere però anche quella francese, perché non ve l'ho detto. Allora, la francese, che era questa, ok, con il mascara, 58,50 euro, su un valore di 20 euro, quindi un po' meno valore, però abbiamo 2, 4, 5 prodotti in quella italiana. 2, 4, 5 prodotti, quindi alla fine ci siamo sempre uguali. Ha solo un valore più. Allora, io spero che sia stata utile con questa box. A questo punto, signori della Bissin, fatemi sapere qualcosa perché io non so ancora niente per gennaio, se aspettare o no, perché non so ancora se manderanno la box oppure no. Ma ci andrà bene tutto e ci adegueremo di conseguenza. Intanto, come sempre, se è stata utile, fatemi sapere quale avete preferito, ma io sto vedendo che preferite le italiane. Lo sto vedendo perché vedo che ne acquistate diverse, quindi. Ed mi fa piacere anche continuare a collaborare con loro perché a quanto pare piace anche a voi. E niente, io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!